yoga facciamo? La pratica parte, soprattutto all'inizio, per i principianti, parte da un lavoro corporeo, quindi si vanno a studiare diversi assi posturali e si va ad aumentare la sensibilità della propria percezione interna del corpo e si aumenta la flessibilità e anche la tonicità muscolare e quindi il corpo migliora il suo stato di salute. Questo avviene integrando e sintonizzandosi sul proprio ritmo respiratorio, quindi c'è anche un ampliamento di quella che è proprio la propria capacità respiratoria, aumenta la mia capacità di inspiro e di espiro. In qualche modo il movimento e il respiro iniziano un dialogo in cui iniziano a condizionarsi vicendevolmente, e questo aiuta il respiro ad allungarsi e aiuta il corpo a rallentare. La caratteristica principale della pratica di yoga è il fatto di portare la consapevolezza mentale e la propria presenza all'interno di quello che è il movimento. E quindi il lavoro che proponiamo non va verso una posizione ideale, non va nel raggiungere una forma ideale del corpo, ma va verso lo studio di quello che è la propria posizione ideale, cioè ogni asana ha delle chiavi posturali fondamentali per cui il praticante diventerà capace e autonomo nel riconoscere come poter realizzare quelle chiavi posturali e quei punti focali all'interno del proprio corpo, che ha una sua storia personale e un suo vissuto e quindi non può essere identico al corpo di un altro. Quindi l'ingrediente principale della pratica è la consapevolezza. Non è tanto l'estensione di un movimento, quindi non è tanto quanto riesco ad aprire il fianco, ma è tutto quello che faccio nel mezzo, cioè quanta attenzione riesco a mettere, quanto riesco ad ascoltare tutto il corpo in quello che sta facendo e quindi diventare capace di sentire profondamente che tipo di risonanza ha ogni piccolo movimento e quindi aumentare la mia consapevolezza. Questo porta il mentale ad essere qui e ora e diventa un'esperienza di integrazione, quindi non sono più né prima né dopo, ma sono ora nel momento presente, mentre muovo il corpo, mentre lo sento e mentre respiro. E questo produce un grandissimo stato di benessere e sicuramente aumenta quella che è la propria capacità di rilassarsi e questo permette al praticante di iniziare ad entrare nel mondo dello yoga.